Salve, buongiorno a tutti. Oggi mi pare che è il 20. Allora, stamattina voglio dare un po' di informazioni, saranno delle informazioni nuove. So che a molti di voi piace giocare gli estratti e qualche volta gli estratti la tirano lunga. Allora, questi estratti vengono calcolati sulla cartelletta rosa. Adesso non vi sto a raccontare tutta la ravella fava, perché tanto la cartelletta rosa, diciamo, non l'avete, quindi non potreste mai fare questa cosa. Gli estratti possono essere tanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che trovo la condizione sull'estrazione, guardo la cartelletta rosa che mi dà puntualmente degli estratti che escono sulle ruote del sole. Io adesso ne ho voluti mettere un po' di più. È ovvio che non dovete giocare quattro estratti, ne scegliete uno o due, come volete. Allora, si tratta del 71, del 67, dell'8 e del 4. Stamattina faccio vedere il cartello. Stamattina vi faccio vedere visivamente. Ma nei prossimi video io questi estratti li darò a voce, quindi dovrete ascoltare, diciamo, tutta la storia, comunque il video dovete ascoltare. Gli estratti sono pagati sempre bene, perché anche ne giocate uno su tre ruote, facciamo 1 euro, sono 3 euro, ve ne paga 11, quindi siete già in vincita. Ovviamente qualche volta bisogna andare un po' a rialzo, non si può pretendere magari che stasera esca, magari stasera ne esce uno di questi, però giustamente non sappiamo qual è. Dovrebbe essere il 71 col 67, io vado in sequenza. Qualche volta questi estratti producono lambo secco, non sempre, non è garantito, però è garantita l'uscita dell'estratto. Ora, per un po' di estrazioni io pubblicherò queste previsioni e vediamo. Così la ruota c'è, i numeri ci sono, sperando che qualcuno non li preleva e poi ne faccia scempio, perché io so già che ci saranno i lottologi che vengono qui, prendono, prelevano, poi ve li rifilano a voi, magari con vicino al 90, no? O magari con le loro cazzate, perché sono cazzate quelle che fanno di solito, anche perché nessuno può garantire l'uscita dei numeri. Sono l'unica che lo può fare, l'ho sempre fatto e lo faccio ancora, senza problemi, senza paure e tra l'altro senza paure appunto di fare delle figure di cioccolato. Io sono l'unica sul web, l'unica che può garantire l'uscita dei numeri. Poi possono anche ritardare tutto quello che volete, ma quando dico una cosa sarà sempre, sempre quella e non si cambia. Allora, voglio sempre ricordare comunque che sono in collaborazione con Roberto, che è un mago del computer, un ufficiale di Marina. Io non ho niente a che vedere con questo personaggio di Roma che mi molesta da anni, che scrive delle cose fuori luogo, scrive delle cose inutili, cattive, stupide, che non servono a nessuno. Io con lui non ho nessuna collaborazione, tantomeno con la sua amica. Lui ha un'amica del cuore che lavorano in coppia per molestarmi, un'amica del cuore, insomma. Quindi sappiate che io con questo personaggio di Roma, Joe Lotto, Black Lotto, adesso non mi ricordo neanche com'è il suo nome, cioè me lo ricordo, ma comunque faccio finta di niente. Io non ho nulla da spartire, nulla a che vedere, non gli ho mai insegnato niente, non c'è stato mai niente. Qualche volta gli ho regalato delle previsioni per far sì che lui mi stesse alla larga, ma purtroppo non è servito a niente. Bene, adesso non è che voglio fare la polemica, diciamo, di tutte le mattine di questa storia, ma è bene che lo sappiate, che io collaboro in questo periodo con Roberto, che è nel mio gruppo, Roberto, che è un ufficiale di Marina,
che è il mago del computer e che mi permette di fare delle quaterne con un sistema che lui ha messo in opera. Le quaterne si fanno con, per il momento le abbiamo fatte con la tavola dei numeri speciali. Abbiamo in previsione di fare le quaterne con questi numeri, non con questi, ma con gli altri numeri che producono, che si mettono assieme, che si infilano. Diciamo che fanno i filotti, ecco, terno e quaterna. Quindi nelle prossime estrazioni è possibile che pubblichiamo qualcosa di interessante da terno e quaterna. Nel frattempo, se volete gestire questi numeri, ecco qua. Ricordatevi che nelle prossime estrazioni io i numeri li dirò a parola, quindi dovete venire sul mio canale e ascoltare il mio labiale. Questo è tutto. Io vi auguro una serena giornata. Stasera è il giorno di estrazione, sabato. E niente. Ti saluto, Ninetta. Ciao e grazie.